carissimi, che anche quest'anno vi ritrovate qui in questo sacrario della battaglia del 18 settembre 1860, in questo pellegrinaggio del trentesimo anniversario della fondazione del nostro istituto. Ogni volta vi viene rammentato, e a giusto titolo, l'importanza della vita cristiana, della vita in grazia di Dio. Se ci rechiamo qui, non lo facciamo per folklore, ma per unirci maggiormente a Dio. Il programma è molto semplice. Frequenza dei sacramenti, particolarmente il sacramento di penitenza e la Santissima Eucaristia. Assistenza ogni domenica alla messa, non una cum. Vita in grazia di Dio, preghiera e penitenza. Un programma molto facile, indispensabile. Però la nostra vita cristiana, che si abbevera di queste fonti, che si serve di questi mezzi divini, è seriamente minacciata dal mondo in cui viviamo. Il mondo è sempre stato nemico di Cristo. Cristo disse: non prego per il mondo, cioè lo spirito del mondo. A questo lo è particolarmente ai giorni nostri. Allora, voi sapete che il nostro istituto non è l'unico, ma si gloria di essere in prima fila nella difesa di una verità di fede che ogni cattolico deve credere, almeno implicitamente, e noi vogliamo che sia fatto esplicitamente, ovvero sia quella nella regalità sociale di nostro Signore Gesù Cristo, come dice anche la lapide che è stata posta qui da noi 6 anni fa, ovvero sia i soldati che caddero in difesa del Papa, della Chiesa e degli stati della Chiesa, lo fecero per la difesa della regalità sociale di Cristo. Cosa significa? Che Gesù Cristo è, ed è una verità di fede, Re dei re e Signore dei signori. Il popolo esprimeva negli anni 50 così questa verità col bellissimo canto Noi vogliamo Dio, che abbiamo cantato tante volte e canteremo ancora in marcia verso la Santa Casa. Ma questa verità è ormai, e lo era già da tempo, di fatto dimenticata da tantissimi, non solo membri del laicato, cioè dei battezzati, ma anche da tantissimi membri del clero. Si tratta quindi di rammentare che Gesù Cristo non solo è re, ma che ha una regalità sociale. Egli cioè deve regnare non solo sugli individui, ma sulla vita dell'uomo in società, già che Dio ha creato l'uomo, come si dice, per vivere in società. E quindi sarebbe vano, sarebbe limitato dire ciascuno adori Dio nell'intimo della sua coscienza, se la sovranità di Dio e la regalità del suo divin figlio, anche in quanto uomo, non viene pubblicamente riconosciuta, e quindi anche quella della Santa Vergine, madre di Dio e madre del Re. Questa regalità sociale significa che Gesù Cristo è riconosciuto, adorato, con un culto pubblico, non solo dai privati e dalla Chiesa, ma anche dallo Stato e da tutte le società umane costituite come tali, dalla famiglia, dalle arti e dai mestieri, insomma, ovunque l'uomo viva in società, deve riconoscere pubblicamente, ufficialmente,
che Gesù Cristo è re e che noi quindi, prima di qualunque costituzione umana, giuriamo fedeltà al Vangelo. Anzi, che non c'è nessuna legge umana che possa sussistere se si oppone alla legge divina. Questo deve essere chiaro, ma questo non è più chiaro. E per questo noi, da 13 anni, lo ribadiamo qui. Questa verità della regalità sociale di Cristo, che vuole che le leggi siano ispirate al Vangelo, al diritto naturale, secondo ragione, al diritto divino rivelato, e che non possono in alcun modo contrastare con l'ordine eterno che è Dio stesso, con la sapienza divina che è la suprema legge. Tutto questo deve essere riconosciuto prima di tutto perché è vero e perché spetta a Dio, indipendentemente dai benefici che ciò porta all'umana società e ciascuno di noi. Ma tutto questo deve essere poi riconosciuto secondariamente, e questo ci tocca da vicino, prima era per l'onore di Dio, per la gloria di Dio, per l'onore di Dio che gli è dovuto, adesso invece si tratta di noi, perché la salvezza individuale delle nostre anime diventa sempre più difficile se noi viviamo in una società, in una vita comune degli uomini, dove non regna Cristo, ma di fatto regna Satana. Viene riconosciuto quel brigante, quel mentitore, quell'omicida che è Satana. Qual è questa società? Quella in cui viviamo oggi. La chiamano laica. Recentemente l'occupante della sede apostolica, cieco che conduce altri ciechi nella fossa, il legittimo usurpatore della cattedra di Pietro, ha dichiarato al quotidiano ex cattolico La Croix: lo Stato deve essere laico. Lo Stato confessionale, cioè che riconosce la religione, qualunque religione, e particolarmente quella vera, che è la cattolica, va alla rovina. Ebbene, la verità è la negazione di quello che ha detto. Lo Stato non deve essere laico. E lo Stato non confessionale, che non riconosce la religione cattolica, apostolica, romana, fondata da Gesù Cristo, come la propria fede da riconoscere pubblicamente, da difendere dai nemici, da promuovere in ogni campo, in ogni luogo, va alla rovina. E abbiamo la constatazione di tutto ciò sotto i nostri occhi. Le non leggi, le iniquità che sono state votate, come abbiamo avuto modo di dire in un articolo, con l'apporto decisivo di coloro che si dicono cattolici, che è stata voluta da un governo a capo del quale vi è qualcuno che si pretende cattolico, che è stata firmata da un capo dello Stato che si pretende cattolico e che è stata resa possibile dalle simpatie dichiarate più volte, manifestate continuamente dal medesimo occupante illegittimo della sede apostolica. Ebbene, queste inique leggi, che leggi non sono, sono l'ultima, per ora, ma purtroppo non ultima, tappa della scristianizzazione. Scristianizzazione, attenzione, che minaccia, se non ha minacciato di già, le vostre famiglie, i vostri figli. Vi rendete conto che voi consegnate praticamente tutto l'anno e per la maggior parte del giorno i vostri figli ai vostri nemici più crudeli? E questa purtroppo è la verità e difficilmente si può fare qualcosa di diverso. Allora rendiamoci conto del pericolo. La battaglia di Castelfidardo fu davanti a Dio una vittoria, la vittoria del vero onore, e davanti agli uomini una sconfitta. Preparò però la vittoria successiva, Mentana. Ebbene, noi pensiamo che le sconfitte di oggi
devono preparare la vittoria di domani. Se purtroppo al Vaticano II abbiamo visto il clero ed i battezzati bere quasi inavvertitamente il veleno di una dottrina contraria al cattolicesimo e al regno sociale di Cristo, è perché i battezzati e la maggior parte del clero, anche quello buono, non aveva quasi più una formazione specifica e accurata sulla dottrina del regno sociale di Cristo, che era visto come una dottrina magari teorica e niente di più. E soprattutto non aveva sufficiente coscienza dell'esistenza di nemici organizzati, coalizzati, strutturati, che agiscono da secoli e sempre di più per rovesciare, se mai fosse possibile, la Chiesa, ispirati coscientemente o incoscientemente dal demonio in persona. Questi nemici, in un certo senso, ahimè, come disse Gesù, figli delle tenebre sono più astuti a volte dei figli della luce, e quindi agiscono con un programma che hanno ben chiaro e che stanno realizzando punto per punto. Noi dobbiamo prima di tutto riacquistare la coscienza di quelli che sono, anche da un punto di vista storico, di quelle che sono state le tappe della rivoluzione, per capire qual è il male che adesso ci minaccia e cosa dobbiamo fare per contrastare il più possibile nel futuro non solo questo male, ma i nemici che lo portano avanti, perché non ci sono errori senza erranti, non c'è male senza cattivi. E bisogna non lodarli, come è stato fatto con quell'empio che adesso si è presentato davanti al giudizio di Dio, ma chiamarli per quello che sono, degli empi che hanno lavorato contro Dio e contro Cristo per tutta la loro vita. Carissimi fedeli, qui devo concludere, riprendiamo la nostra marcia verso la Santa Casa di Loreto, non senza però, unendoci a tutti quei soldati che si batterono per il Papa Re, cantare il meglio possibile l'inno pontificio.